L'allarme maltempo, la situazione critica in numerosi comuni del Veneto, ha fatto scattare dalla prefettura l'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici, sia pubblici che privati di ogni ordine e grado, insistenti nei territori dei comuni della provincia di Vicenza, zona Alto Brenta e Treviso. Nello specifico, scuole chiuse in Altopiano, Bassano, Breganze, Colceresa, Marosti, Canove, Pianezze, Pove del Grappa e Romano De Zelino, ma l'elenco è lungo, una situazione d'emergenza certificata anche dalle parole di Giampaolo Bottacina, assessore regionale alla protezione civile. Domani le scuole saranno chiuse in tutte le zone rosse, quindi tutta la provincia di Belluno e le parti nord delle province di Verona, Vicenza e Treviso. Case allagate, strade sommerse, fiumi e torrenti esondati, una lunga scia di fango che continua a crescere, proprio come il livello del Brenta. Siamo all'altezza del ponte di Campolongo, questa è la situazione del fiume Brenta alle ore 13. Il timore è che il livello possa ulteriormente salire a causa dell'abbondanza delle precipitazioni. Scesi e superati localmente i 100 mm di pioggia sulle zone prealpine, a Costa Lunga si segnalano 80 mm, mentre in pianura si viaggia tra i 35 e i 60 mm. Ci aspettano, e già li stiamo contando, tanti millimetri di pioggia, soprattutto sulle zone pedemontane e delle prealpi venete, con picchi anche fino a 100-150 mm. Sarà inevitabile ovviamente l'ingrossamento dei principali fiumi, anche se ad ora non sembrano esserci particolari criticità, e attendiamo poi la serata, quando dovrà esserci la fase clou tra il tardo pomeriggio e la serata, con anche rinforzo dei venti. Domani invece giornata in miglioramento, ma con ancora il rischio di pioggia e rovesci, soprattutto tra mattino e il primo pomeriggio. Attenzione, perché avremo anche un calo termico e forse la prima neve in montagna, mediamente oltre i 1.600-1.800 metri di quota.